Eccoci al secondo video dedicato a questo set dell'Acme, in cui, come vi avevo accennato, procederemo ad illuminare le vetture. L'operazione io la eseguirò solamente su una delle due perché è assolutamente analoga fra le due carrozze, non ci sono differenze che necessitano attenzioni particolari per i quali è necessario fare due video. Lavorerò sulla vettura di tipo a tetto liscio, perché l'altra in realtà l'ho già illuminata come prova per vedere che fosse tutto semplice, quindi ci concentreremo ora su questa. È importante sottolineare che le vetture saranno adattate al sistema a tre rotaie, quindi questa avrà anche un pattino e ci saranno dei fili in più. Tuttavia il sistema è analogo sia per due che tre rotaie. L'illuminazione sarà affidata a questa scheda che ormai avete imparato a conoscere, che sarà un'illuminazione a zona indipendente con luci bianche e blu per tutti i compartimenti, luci sul corridoio e luci per eventuali luci rosse di coda. In realtà non sono luci, sono predisposizione. Sistema di alimentazione, power pack anti-sfarfallio, microcontrollore. Questa è la revisione hardware 2.0, che quindi va a incorporare anche l'hardware necessario all'RCN 217. Il nome commerciale di questa tecnologia è il Railcom, sarà un'implementazione software che avrà successivamente supporto al SUSI e supporto per decoder commerciali Plux22. La prima operazione da fare ovviamente è aprire la vettura, che si eseguirà andando, come mostrato nel video unboxing, ad eseguirsi allargando leggermente la cassa e quindi poi a sfilarla verso l'alto. La cassa non ci servirà, non dobbiamo fare nulla qui sopra. Qua ci sono dei pesetti che avevo messo per prova, li togliamo, non ci servono. E a questo punto il secondo passo sarà quello di rimuovere i carrelli, perché dovremo andare a lavorare qui sopra. Si sfilano semplicemente così. Questo blocco qua per adesso non ci interessa. E quello che noi dovremo andare a fare consiste in dotare il modello di prese di corrente. Per dotare il modello di prese di corrente dobbiamo andare a inserire la presa di corrente, e questa operazione si fa andando innanzitutto a rimuovere la riproduzione del sistema frenante. Basta farne uno, come potete notare ci sono dei dentini posizionati da entrambi i lati. Questi dentini andranno spinti verso l'esterno, la riproduzione si staccherà. È utile aiutarci con un cacciavite a taglio, dalla punta ovviamente piccola. Andremo a spingere questa riproduzione verso l'esterno. Una volta fatto questo, andremo ad aiutarci tirando giù l'incastro qua. Vedete che la riproduzione si è staccata, lo giriamo, facciamo pressione anche dall'altra parte. Ed ecco che la nostra riproduzione del freno è bella che mobile, è sufficiente fermarci qua. Ora, io eseguirò un'altra operazione, questo per via del lavoro sui sistemi di tipo Merlin, e quindi andrò anche a eseguire l'inversione dell'isolatore per accorciare il passo elettrico. Adesso che questo asse è libero, noi andremo ad allargare delicatamente sul lato, l'asse si sfilerà, lo giriamo di 180 gradi. E non ci resta che andare a reinserire la presa di corrente, cioè andare a inserire la riproduzione dei freni. Adesso dobbiamo mettere la presa di corrente. Se facciamo caso, ci sono degli spazietti proprio nello stampo. Questi spazietti qua. Quindi noi adesso andiamo a inserire una presa di corrente proprio qua, che verrà tenuta ferma dalla riproduzione dei freni. La presa di corrente è questa qua, di tipo generico, che andrà semplicemente ad infilarsi qua sotto. In questo modo qua, vedete che la lamella riempie proprio lo spazietto.
questo punto dovremo semplicemente andare a riposizionare l'altra riproduzione del freno, facendo attenzione a non spostare la presa di corrente, e una volta incastrata vediamo che sotto è completamente bloccata. Ovviamente sì, ha un po' di gioco, però è limitata e la ruota gira. Questa operazione andrà fatta da entrambi i carrelli. I carrelli a questo punto sono a posto, dobbiamo concentrarci sulla cassa. Sulla cassa dovremo far passare i fili. I fili li facciamo passare da questo foro qua, centrale. In realtà quello predisposto per eccellenza sarebbe questo qui, laterale. Ma è decisamente più scomodo farli poi uscire. Questo perché nella parte superiore dove c'è la molla c'è proprio uno spazio lì, no, non questo qua, assolutamente non questo. Quindi il filo entrerà qua, andrà in questa direzione e sbucherà dove c'è la molla. Così. Questa è la soluzione più semplice. È un po' più invasiva perché purtroppo il filo sarà proprio nel compartimento, però almeno sappiamo che si può optare per questa soluzione senza bisogno andare a forare o altre cose. Ovvio che noi potremmo andare anche a fare dei fori qua in corrispondenza di questo spazio, di quest'altra ritirata, vai con un trapano, fori, i fili vanno giù, non si notano, tutti felici e contenti. Purtroppo è una soluzione molto invasiva, che richiede anche strumenti che non tutti hanno. Io ad esempio non li ho, almeno non qua. Di conseguenza io opto per quello che il costruttore mi dà, questi fori, farò passare i fili così, andando su, e poi li salderò. Eccoci a fili inseriti, ne abbiamo 4, 2 da questo lato e 2 da questo lato. Da notare che qua i colori sono diversi e qua sono uguali. Qua avremo il pattino, quindi il pattino avrà un filo e l'altro andrà al gancio conduttore. Qua avremo ovviamente lo stesso filo di questi due, che andrà all'altro gancio conduttore, più il marrone per la presa di corrente del carrello. Ovviamente, ripeto, parliamo di sistemi tre rotaie. In un sistema a due avremo due fili, uno per lato. 4 se usassimo ganci conduttori bipolari, e quindi 1, 2, 3 per il carrello, oppure 2 che arrivano da qua. Ci sono n combinazioni disponibili, però di base avremo un filo qua e uno qua, dove ogni carrello prende un polo. Oppure 2, 2 se il gancio conduttore è bipolare e non usiamo le prese di corrente dei carrelli, oppure 3 se usiamo oltre al bipolare anche le prese di corrente dei carrelli. Le opzioni sono molteplici. Io utilizzate 2. A questo punto mi appresto ad andare a inserire i vari fili, come ho detto, uno va qua, uno sul gancio, uno sul pattino e uno sulla presa di corrente, e poi ci spostiamo nella parte sopra, che di fatto vuol dire finire. Siamo arrivati ora alla parte finale del processo, in cui andremo a mettere la scheda sopra. La scheda ha appunto tutti i segni, quindi non possiamo sbagliare, dobbiamo semplicemente schiaffarla così. Ci sono due opzioni, la prima è inserirla, chi si è visto si è visto. Io ultimamente ho preso l'abitudine di mettere anche dei pezzetti di nastro biadesivo tipo qua, qua e in mezzo, per tenerla più schiacciata e più in posizione. Normalissimo nastro biadesivo, si tagliano dei segmenti più sottili possibili, li si mette in alcuni punti all'estremità, in modo tale che di fatto sia fissata, ovviamente in maniera immovibile, sia chiaro, alla parte sotto alla struttura. Non uso collo o altre cose, perché se un domani si volesse rimuovere, si dovesse cambiare perché c'è una nuova versione, si rompesse o X motivi, col nastro biadesivo si rimuove molto velocemente. Io consiglio anche di mettere un pezzetto in corrispondenza delle vetrate, perché altrimenti se la scheda si solleva perde un pochino di quell'effetto luminoso indipendente, cioè le luci del corridoio passano davvero tanto nei compartimenti. Già così un po' succede per via della struttura vetrata, se ne passa altra, soprattutto con le luci blu, l'effetto che si ottiene non è bello, perché di fatto è una luce blu con il bianco poi del corridoio. È vero che nella realtà ci sarebbero delle tendine, qua le tendine magari non si mettono per poter utilizzare il compartimento anche in modalità giorno, però l'effetto blu che si ottiene se la luce trapela è oggettivamente non bello.
messo il nastro biadesivo, possiamo far passare i fili prima, se ci è più comodo, oppure dopo nelle varie asole. Ovviamente le asole sono già predisposte sopra i vari compartimenti designati dove andare a mettere la nostra scheda, cioè i compartimenti designati dove saranno presenti i fili. E fatto questo, non ci resta poi che andare a schiacciare la scheda nella sua posizione e questa si appiccicherà grazie al nastro biadesivo e l'effetto finale sarà questo qua. Fatto questo, dobbiamo andare a mettere i vari fili. Sulla scheda sono segnate le varie posizioni dei fili left e right. Il pattino è il right, quindi da questo lato dovremo due fili, ovviamente ci sono due piazzole proprio per rendere per inserire la possibilità di mettere due fili sullo stesso polo, right e right da questa parte e poi dalla parte opposta un right e un left. Ed ecco quindi che l'illuminazione è completata, abbiamo la nostra scheda con i vari fili da entrambi i lati. Non ci resta che riprendere la carrozzeria, verificare che la parte senza finestrini sia in corrispondenza delle ritirate, richiuderla e carrozza pronta. Ci spostiamo sul binario di programmazione per vedere se tutto funziona e mettere l'indirizzo che su questa macchina, data la sua marcatura, sarà il 14. Eccoci il nostro mini binario di programmazione alimentato da una DigiCase DR5000. Adesso andremo a leggere la CV numero 1, meglio nota come indirizzo. Si accende una luce qua a indicare che siamo in modalità di programmazione e l'indirizzo giustamente restituito è il 3, perché la scheda ovviamente ha il valore di default. A questo punto ci spostiamo su Rockrail, creiamo la scheda relativa a questa carrozza e da lì andremo anche a mettere poi l'indirizzo. In realtà in questo caso si poteva fare anche comodamente al binario di programmazione perché l'indirizzo è 14. Fosse dato un indirizzo lungo, Rockrail permetteva tramite un unico comando di scrivere sia la CV17 che la 18 in maniera molto più comoda. Ecco la carrozza configurata, vediamo che abbiamo i vari compartimenti in maniera indipendente di colore bianco, le luci di tipo diurno. Se io li spengo ho poi vari compartimenti con le luci blu di tipo notturno. Ovviamente sono indipendenti, quindi io posso mettere la 2 e la 3 spente, la 4 e la 5 spente ma con le luci diurne. Ci sono anche le luci del corridoio che però per un problema di Rockrail non funzionano, e ribadisco per un problema di Rockrail, perché se io vado a comandare la centrale direttamente dall'utility della DigiCase mettendo indirizzo 14, ecco che con l'F0 io ho anche il corridoio. Direi che possiamo salutarci, ci spostiamo sul tracciato dove vedremo le due carrozze completamente illuminate per vederle correre in un ambiente reale. Ricordo che questa è dotata di pattino e di conseguenza si muove in autonomia. Eccoci finalmente sul tracciato con le nostre Jubileo completamente illuminate. La composizione è quella del video di unboxing, solo che non c'era la vettura dietro, però 400 WP, vettura BH, Jubileo tetto liscio dotata di pattino e Jubileo tetto cannellato. Come vi avevo mostrato, le luci sono tutte di tipo indipendente, quindi io da Rockrail ho il comando di tutti i compartimenti, compreso il corridoio, ovviamente comprese anche le luci di tipo notturno. Purtroppo, come avevo già detto nel precedente video,
relativo al tipo di struttura interna della carrozza, le luci blu vengono molto penalizzate dalla luce del corridoio, perché appunto c'è una vetrata e non c'è un elemento fisico come sulle carrozze cuccette. Tuttavia l'effetto è, a mio avviso, comunque molto piacevole. Anche se non è la sistemazione più bella, mettersi per terra, almeno avevo lo spazio sufficiente per poter mostrare tutto il convoglio in lunghezza. Con le luci interne decisamente si apprezzano gli interni, sempre molto ben riprodotti, in piena filosofia Acme. Questa qui adesso il corridoio non è illuminato per permettere di apprezzare al meglio le luci blu. Arrivati a questo punto, io direi che possiamo salutarci, il video è terminato, è anche bello lungo. Io vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video.